Buonasera, buonasera. Ciao Saki. Antonio, buonasera, lume di candela. Stasera si giocherà l'anello ancestrale e Witto bestemmierà fino alla fine della corsa. Spero di no, spero vivamente di no. Buonasera, buonasera. Come va? Come va? Come state? Tutto bene, bene. Benerrimo. Bene, bene, sono contenta. Il computer si sta comportando bene, Saki? Finalmente tutte le rinunce di un tempo. Nel frattempo apro il giochino. Ah,
sto vedendo ora che solo il 28,5% dei giocatori hanno sconfitto Lord Draconico Placidusax. E io faccio parte di questo 28%. Potresti mettere... Andiamo a vedere... Il Jurassic Moco a 500 punti canale? No. No. Assolutamente no. Che bella questa host di Pokémon Concierge. Molto bellino, molto rilassante. Elaboro una protesta. Ma la elaboro io la protesta, altro che. Molto rilassante. Ciao Rocket. Allora, ho leggermente caricato il telefono perché era leggermente scarico. E oppelala. Eccoci qua. Che bello, ma perché mi devo andare a cioè io potrei rilassarmi con questa musica, bermi una buonissima, caldissima tisana, godermi una cenetta, no, Elden Ring. Va bene, l'ho voluto io, l'ho voluto io. Jurassic Moco a 500 punti canale. Ale, 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 ale. Ah, già, 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 eravamo arrivati qua. Ok, ok. Le candele al contrario, ecco cos'è quella luce che vedo lì. È una candela. Voi vedete, sentite? Perché io non ho lo scudo? Ok. Ok. Però, devi levare. Come dice Sirian, ti obblighiamo noi a fare i souls. Di sfuggita, Antonio, sì. Chi è quello lì? Ah, guarda che non lo hanno fatto cadere di sotto. Gli hanno messo un muro invisibile per non farlo cadere di sotto. Precettrice Miriam. Vediamo un po' se ti... riesco a punzecchiare. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Sono avvelenate. Oddio, lei ha l'arco più grosso del mio. Ok, l'ho avvelenata però. Ok. Non dice sì, ti obblighiamo noi a fare i souls. Non mi prendi. Miriam un po' scema. Eh sì, eh sì. Beh, non ne starò qui tranquilla. Sopra la mia testa c'è dell'acqua. Fortunatamente non mi sta cascando addosso. Ah, ma io quindi devo fare il giro per poi scendere lì. Interessante. Brava! Certo che...
Ci vorrà un po' di tempo prima che... Ah, vedi, la prendo anche con i piccoli dardini. Vediamo se ne ho alcuni. Non le faccio molto danno, eh. Ma li potrei usare. Questi forse fanno più danno. Destrezza S. Mamma mia! Sta usando tutte le magie possibili e inimmaginabili. Dai, casta una stregoneria che ti prende a cucri. Certo che è veramente un po' triste. Aia, questo mi ha preso. Quindi, qualsiasi classe maggiore dei maghi, assolutamente. Però devi stare dannata ferma. Avvelenata? No. Avvelenata? No. Oh, ok. Ma non so come male. E... Che succede? È sparita ma continua a perdere vita per il veleno? Cioè, si è teletrasportata in un luogo più indietro? Ok. Mod 100% funzionante. Ottimo. Vediamo se ci crepa. 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 Povera Miriam. No. Sì. Continua, continua, ti prego. Muori, muori. Manca poco, manca poco. Pochissimo. Morta! Lucidità. Ai, ai. Ok, eccola qua. Riduce l'accumulo di sonno e follia. Questa stregoneria può essere lanciata anche in movimento. I cavalieri cariani non vacillano mai. Ok, a posto. Ora andiamo a prenderci l'oggettino. Maschera del precettore. Vediamo un po'. Ah, giusto, è da un po' che abbiamo sempre la stessa armatura. Eccola. Quando Radagon sposò Rennala, impose queste maschere ai precettori cariani, per ribadire che sulle loro questioni andava mantenuto un riserbo assoluto. Fa un po' paura. Un po' paurina. Corazza dragonica. Come ci vogliamo vestire? Direi che essendo... dai, un bel vestitino. Ci piace, ci piace. Piedi nudi. Eccoci qua. Ok. Oh
signore. Ok, c'è qualcuno che evoca i fantasmini. Però mi chiedo io. Oh, oh. Per di qua dove si va? Fortuna che lì sotto. Ah, da nessuna parte. Perfetto. Il famoso abito da seria. Fashion Week. Esatto, esattamente. Accio! Però non ha senso. Non ha senso. Non ha senso questa cosa, non ha senso, non ha senso. È scivolata stortissima, io non so. Probabilmente perché sono a piedi nudi e non ho grip. Non faccio attrito. Però. Ai ai ai. Sì, per quello. E niente. Ok. Ok, allora, facciamo da qua. Vogliamo rendere complicate le discese. Manina. Dall'altro lato non mi sembra ci sia molto. No, non c'è proprio nulla. Quindi si scende da qui. Ciao Ugo, bentornato. Oddio. Fantasmino mi mostra un'altra strada. Si può scendere. Questo a che serve? Più avanti non troverai percorso nascosto. Mannaggia. Aia! Chi è che mi lancia? Capperini di incantesimi. Come va, Ugo? Tutto bene? Qua si può scendere, ma se scendo da qui faccio male. Whee! Ok, no. Ok. Che poi prima non potevo cascare qua, no, no, sul candelabro dove muori. Che poi posso dire perché? Perché farmi morire sul candelabro quando è sulla stessa altezza di questa parte qui? Non ha senso. Non ha veramente senso. Impegni col lavoro, quindi poco tempo per Wit. Stavo un attimo guardando in giro. Tutto molto bello. Non c'è niente. Posso scendere. Forse. Vedo una pedana. Dove scendo però? Dove? Qua forse? Ma il modo per scendere? Oh, ok, ci sono, c'è un oggetto. Figurati, ci sono delle scale. Ah no, però vanno al contrario, quindi... Non sono scale che prenderò. Però non ho capito. Come faccio a girare attorno a questi per... Come si chiamano? A questi agganci. Come si fa? Witto, sei ancora sotto sopra? Sei ancora. Ho iniziato adesso. Fegato essiccato sconsacrato. Salti? No, ci gira attorno. Ok.
Certo che la mia schiena non è proprio un bel vedere. Ok. Lucciola di scintipietra. Ok, ma quindi scusate, ma io dall'altro lato vedevo corpi appesi al contrario? Oppure è una cosa che sono corpi che appaiono soltanto dopo che si rovescia la torre? Ok, ascensore. Mamma mia. Mamma mia. Mai fatto caso. Oh mamma mia. Il mal di testa. Il mal di testa. Allora, vediamo un po' se c'è qualche oggettino nascosto. I cadaveri, se ci vai prima, li puoi vedere sotto sopra nelle travi. Fighissimo. Mamma mia, che schifo le ragnatele. Non mi dire boss. Piove. Oddio, mi stanno venendo i brividi. C'è freddo di mio. Poi con questi effetti. Tutto qui. Ma dove sono? Ma è durata pochissimo questa torre al contrario. Com'è? Ok. Era una torrina al contrario. Chi è lui? Oh no. Non gli faccio niente. Yes! Oddio, ma una volta che inizia a rotolare, cosa cappero devo fare? Gli faccio, sì, gli faccio, ma ne fa altrettanti danni, cioè ne fa altrettanti lui a me i danni. Che succede? Che succede? Lagging. Le mie rune? Sono qui. Ma che ormai 36.000. Un tempo erano tantissime.
No, bastardo! E stunnati! Stunnati, per l'amor del cielo! No, no! Aia! Ouch! Manca poco, manca poco. Mannaggia. Ok. Oddio. Non puoi mandare Linda, no. Cappuccio da nobile sacriderma. Veste da nobile sacriderma. Polsini. Piccolissimi. Piccolissimi. Pantaloni da nobile. Da nobile sacrides. Non so più parlare. Allora, cappuccio realizzato cucendo insieme brandelli di pelle levigata. Il grasso sottocutaneo lo rende soffice e imbottito, indossato dai nobili sacriderma. I nobili sono gli apostoli primigeni, che sembrano aver assimilato una fisiologia inumana, in modo non dissimile dal crogiolo. La nobile sabriderma, il primo albero madre. Oh madonna, ma c'è un occhio su quella, su quel coso. Beh. Ok, lui fatto. Quello è l'albero che sta andando a fuoco. Che pace. Che silenzio inquietante. Torrente non lo posso. Ah, invece sì! Era da talmente tanto che non evocavamo torrente. Torre divina di Liurnia. Ciao Slick, bentornato. Buonasera a te. Che bel cappellino, non l'avevamo mai messo. Ah, stregone della scintipietra. Si è fatto scudo di un profondo distacco. Nessuno ha mai compreso che il suo cuore ce l'aveva rabbia, rancore, rimorso e paura. Che cappelloni. Ecco qua. No, oddio, ho detto una cosa. No, ho detto una cosa brutta. Però intendevi i cappelli. Scusami, no. Vi giuro, totalmente innocente. Non l'ho detto con... Come va? Tutto bene, tutto bene. A parte quest'ultima figura di me. Tranquilla, cavalcherai ancora tanto. Ah, per l'ascensore, ok. ho sbagliato. E niente.
Stavo per dire un'altra cosa super, super equivoca. Allora, riprendiamoci. Va che bei piedini comunque, Linda, se li tiene molto bene, devo dire. Ce l'abbiamo fatta! Allora, falò. Ma scusate, ma questa non è la classica torre dove bisogna accendere... la runa. Attivare, insomma. Questo è speciale. Oh. C'è un corpo incenerito. Chi è? Aveva i capelli rossi. Radagon, sei tu? Anzi, Marika, sei tu? Marchio maledetto, cimelio dell'astrologa. Allora. Fermi tutti. Marchio maledetto inciso sulle antiche carni di ranni e la strega, noto anche come lo squarcio semicircolare del mille piedi. Questo marchio maledetto fu inciso alla morte del primo semidio e doveva avere una forma circolare. Poiché morirono due semidei contemporaneamente, tuttavia, il marchio si spezzò in due semicerchi. Ranni fu la prima dei semidei a morire nel corpo, mentre il principe della morte morì solo nell'anima. Capelli rossi, sì. Parentela con Radagon, sì. Perché è la figlia. Ranni è la figlia di Radagon e Rennala, giusto? Ciao, Rankas! Il principe della morte. Ok, l'altro oggetto. Era un amuleto. Questo qua. La leggenda di una regina incrementa l'intelligenza. La giovane astrologa passeggiava con lo sguardo rivolto al cielo notturno. Ogni passo del suo lungo viaggio l'aveva avvicinata alle stelle, finché non incontrò la luna piena. Fu allora che l'astrologa divenne regina. Rennala? Wow, ok. Adesso? Devo tornare indietro. Adesso dobbiamo fare una prova. Ritorna dove vi erano quei 4-5 NPC che ti attaccavano come boss, dove vi era quel corpo deforme con una pinna. Chi? Corpo deforme con una pinna. Ciao Luke! Bentornato! Mappa! Sì! Clicca per passare al sottosuolo. Ok.
Sotto le radici dell'albero, Witto, con le formiche. Ah! Ok, ho capito. Il trono del principe della morte! Lui è morto soltanto nell'anima. Devo trasferirmi qui. Trasferirmi. Devo comprare casa qui. Devo teletrasportarmici. Rani bruciata nella torre, morta solo nel corpo, anima trasferita in quella bambolona a quattro braccia. Come ci arrivano i mobili? Oh Madonna, lui è il principe della morte. Mamma mia, quanto eri brutto però. C'è qualcuno. What is it you intend? To deny us and our ways, like the dogmatic brutes of the Golden Order? Lei è quella che ci abbracciava. Che devo fare? No, stringimi a te? La femme hugger, esaurisce ogni dialogo con lei, se è il caso prova ad abbracciarla ancora o a ricaricare la zona, dagli corda fino alla fine. You are an odd one. I am the guardian of those who live in death. They call me a foul and rotten witch. Yet you still wish to be held by me? Abbracciami. Ho bisogno di una stretta. Forte. No, non attraverso il cappello. Abbracciami tutta. Parla in segreto. Have you ever seen a Hallowbrand? When the first of the demigods died, his flesh was marked with the half-wheel wound of the centipede. Godwin's Hallowbrand has since been recovered at the Round Table Hold. But there is another Hallowbrand out there somewhere. And sì. E io l'ho trovato. When Godwin died, a Hallowbrand scored his flesh, but another exists, and I must before that my hands will you still. Consegna il marchio maledetto. This is the other Hallowbrand. Sì. How did you? Oh, my utmost thanks. With this, Godwin can take his rightful place as first of the dead and claim a second, illustrious life. You are my, our, true champion. And though I can't be of any use to you, can I hold you tight? If only for a moment. Non mi rompere il collo, ti prego. Benedizione del baldacchino lucente. Vuole fare. Cosa? Of the Golden Prince and first dead of the demigods as the rune of those who live in death. Please. Do one thing for me. Ciao Renkas, buona cena. Vuole fare l'amore. By becoming
Giacerò con Godwin per concepire mia figlia la runa. Ormai Linda dorme da mezz'ora. Sì, tu hai un pezzo di quella runa recuperata dal cadavere di Ranni. Sì. Sì, gliel'ho data. No, niente, non mi dice più nient'altro. Triggera cose? Va bene. Che sono ste scene zozze? È un po' di romance, Metello. Un po' di romance. È biondina. Ho visto i capelli sotto il coso. Falò e guarda la magia. Ah, l'ha già fatto? Ha già fatto, quindi. Minchia. Sono stati veloci. Ok, ok, ok. Non mi dice nient'altro. Via. Ma adesso è tipo... Si vedrà il pancione? Oddio, sarebbe troppo figo. Oggi live. Vietate minori 18. Serve ricaricare ogni volta. Sta partorendo? È morta? Che fa? Entra nel sogno di morte. Ora ti abbraccio io. È arrivato il momento di ricambiare tutto l'affetto che mi hai dato. Oh, che dolcine. No. Non... Nemmeno un video, un qualcosa, no. A cosa mi ha colpito? Oh, signore. Ciao, master! Che danni che gli fa... Gli faccio... Aia! Gli faccio molti danni! Sì. Anche lui a me, anche lui a me, anche lui a me. Oh, vabbè, fattibilissimo. Se lo prendessi. Non ho mana. Mi sa che qua il fuoco... No, ok. Non è stato tremendo. Non lo vedo. Mannaggia. Questo tuono. Fatti colpire.
Bevi. No, che cattè questa roba di morte. Aiuto. Signore! Fatti colpire, dannazione! Dai! Yes! No, no, seconda fase. First try! Si è bloccato tutto. Sì! Rimembranza del necrodrago. Mamma mia, io non ho idea di quale culo. Prima con un punto vita, con un PS. Ho sentito un richiamo più ancestrale del Lord Ancestrale. Quitto chiama e noi arriviamo. Oh, ho questo potere. Il tuo primo boss fatto in una sola volta. Oh mio Dio. Buonasera, Mutenanshi, bentornato. Ok. È andata. Ah, aspetta, aspetta. Nel dubbio. Cioè, mi posso riposare senza perdere l'oggetto? Sì, ok. Runa riparatoria del principe della morte. E ora ce la leggiamo. Runa creata da Fia, la compagna di morte, usata dal Lord Ancestrale per riparare l'anello ancestrale. Composta dall'unione di due sacromarchi a semicerchio, introdurrà nell'ordine il principio della vita nella morte. L'ordine aureo fu creato allontanando la morte fatidica. Il nuovo ordine sarà un ciclo di rinascita. Mi piace, mi piace! Per arrivare qui vi è una seconda strada, passare dal boss doppi gargoyle e qui vi è un controsenso, i doppi bastardi sono molto più forti di sto boss, quindi se arrivi da quella via, sto boss... poi lo polverizzi, ma in generale lo polverizzi quasi sempre come boss. Ci sta. Siamo a posto con la dose quotidiana di Elden Ring, cambiamo gioco. Esatto, perché come sappiamo Marika ha bandito la morte togliendo la sua runa dall'Elden Ring. E invece adesso abbiamo ristabilito, diciamo, il cerchio della vita. Motivo per cui l'albero madre non brucia finché non accoppi Maliket. Ora ti vorrei portare nella quest di Ranni, ma ho un vuoto di memoria. Prova a tornare da Ranni nella torre. Ok. Non c'è più Ranni nella sua torre. Ah, qualche bossettino è da fare, eh? Qui c'è il toro scorpione, maledetto a lui, maledetto. Vai sempre lì. Ok, va bene. Sarà andata a fare la spesa. Lei ha fatto tutto in quel lago rosso. Lei ha fatto tutto in quel lago rosso? Boh, penso di sì. Intendi questo? Quella sottoterra. Ah. Qui. Penso di sì.
Abbiamo esplorato abbastanza bene. Non c'è nessuno. Grazia perduta scoperta. What? Ah, possiamo fare un livello. Allora, tempra. Sempre qui, una delle torri che prima era chiusa dovrebbe essere aperta. Una torre chiusa dovrebbe essere aperta. Non so se hai fatto tutti i passaggi. Quella a nord. Ok. Ora ci andiamo. Ah, che bello ritornare ad usare torrente. Mi è mancato troppo. Controllato, dovrebbe proseguire dal lago. Tu non sei mancato a lui, sicuramente, sicuramente. Non lo metto in dubbio. Siamo mai saliti in questa torre? Eh no, c'è un forziere chiuso. Cappello da strega delle nevi. No, voglio tutto, voglio! Via! Cappello a punta da strega, ammantato di gelo. La foggia è solitamente associata a chi pratica le stregonerie eretiche, potenzia le stregonerie del freddo. Indossato dalla maggiore delle nevi, incontrata dalla giovane Ranni nel folto dei boschi, costei era una strega esperta di stregoneria del freddo. Si dice che la bambola in cui alberga l'anima di Ranni sia stata modellata sulle sue fattezze. La vecchia strega fu in segreto la sua mentore. Wow! C'erano i guantini anche? Mi sa di no. Non mi ricordo, non ci ho fatto caso. Mi sa di no. Però la gonna c'era. Yeee! Che bellina! Che cosa? Ho missato completamente la bara dopo il lago. Ma io ricordo di aver trovato delle bare. Oh! Hai l'anello della luna nera? Adesso controlliamo. Sono i vestiti di Ranni? Corso del fiume Ainsel. Ranni in miniatura. Mi sa di sì, Metello. Bambola con le sembianze di Ranni la strega, perfetta in ogni dettaglio dalla testa ai piedi, una bambola inanimata, gradevolmente fresca. Ma questo falò però l'abbiamo già acceso, quindi... Questa bara non...
Esatto, Luke, esatto. Fermati a un falò e osserva. Allora, intanto vediamo quest'anello. Essendo un anello, e dove dovrebbe essere? Oggetti chiave? Non vedo nessun anello. Cosa devo osservare, rapino? Parla a Rani in miniatura. Parlo con la bambola? Non dice niente. Insisti. Dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Perform for me a eliminate the Le ombre maligne che infestano queste lande. Hai già infangato il nome di Ranni la strega. Ora sono super cazzi spiegarti dove devi andare. Così complicato. Ma sulla mappa ci sarà indicato qualcosa, immagino. No. Devi raggiungere un NPC che ti picchia. Cos'è questo? Perché ho messo qua un simbolino? Ciao Genoveffo! Di testimone della morte. Ma Dee non era morto? O era sparito? Non mi ricordo. L'area è un ascensore vicino a formiche cavalcate da tizi e slime argentati elettrici. Oh, signore. Non... Ragni è una strega. Ah! Oh, Renzi, mi spaccavo di quel cartone animato, Saki. Allora, innanzitutto voglio capire perché ho messo quel simbolino lì di una torre con un portone, cioè di una torre. Il portone è... Senza un anello del giuramento. Ok, quindi ho fatto bene a metterlo. Tutto il bordello è per aprire quella barriera. Allora, mi hai detto una zona con le formiche. La zona con le formiche è questa. Proviamo a teletrasportarci qui. No, non era quella con le radici. Ma disperata, poverina. Vabbè. Formiche cavalcate dai cavalieri.
Oddio, un flashback fortissimo, potentissimo. Può essere qui? No, ma scusate, qua. No, 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 non è qua. La memoria. Capperini, capperini. Credo di aver presente, ma non so, non so se era qui, non. Forse era qua. Proviamo a vedere qui. Sì, ricordo vagamente, ma non era tipo Nocron. So poche zone sotto, ma secondo me non era qui, cioè nel senso. Era Nocron, l'area e edifici. Il problema è che come ci si arrivava a Nocron? Io non mi ricordo. Non da qui sicuramente. Noxtella, città eterna. Soldato draconide di Noxtella. Qua? No, non. Vuoto totale. La mia memoria. La mia mente si sta spremendo. Sì, era qui, era qui, era qui. Ma non posso evocare torrente. Che devo fare? Sono Gandalf. Ti piaccio? Non ho la barba. Nella parte bassa, non salire. Ciao Crona, bentornato. Da qualche parte vi è un ascensore. Credo di ricordare, sì. Oh, cazzo. Non è il massimo, non è il massimo, non è il massimo. Qua da qualche parte. Ora non è qua. Qua forse? Ok. Che succede? Oh, salve! Aia, aia, no, no! Ferma. Ho appena chiamato l'ascensore, dannazione. Oh, quanto ci vuole? Ok. Eccoci. Dai, non ci abbiamo messo tantissimo. Mi si è sporcato tutto l'armatura.
Maledette formiche. Ok, potevamo teletrasportarci easy, ma fa niente. Sempre dritta. Oh no, le lucertoline del cappero. Ombra funesta. Oh, Shadow, thou art the last. Tell the two fingers that Rani the witch cometh. Drend thy flesh with a fateful hue. Aia. Non si follizza? No! Aia. Che fa? Aia. È un lupo. Vabbè, vabbè. E fa fangulo. My thanks. It was more of a challenge than I envisioned. Now I can finally stand before them. This is farewell. Sei OP per sto punto, altrimenti era giustissimo. I love them. Oh. Chiave del palazzo gettata. Ok, ok. Apre un forziere ereditato dalle principesse di Caria. Ocaria. No, Caria. Sembra che si trovi nella grande biblioteca di Raya Lucaria insieme alla madre Rennala. Ok, ok. Qua. Addio, Blight. Ehi, Rennala. Art thou now assured of that? Guarda, sono indecisa se... C'è un forziere qua. Se rifarmi l'estetica, ma ormai il gioco l'abbiamo finito, quindi... C'è un forziere qua, da qualche parte. Eccolo. Anello della luna nera. Eccolo qua. Anello raffigurante una plumbea luna piena, simbolo di un gelido voto. L'anello è stato affidato alla principessa Rani per farne dono alla sua consorte. Rani è un'impiria e colui che la impalmerà otterrà il titolo di Lord. All'interno è inciso un monito: chiunque tu sia, non sottrarre l'anello a questo luogo, poiché la solitudine che allinea oltre la notte è mia soltanto. Sì, impalmiamola tutta. Ok. Per di là. Lontanissimo. Irraggiungibile. Almeno credo. O forse è per di là. No, è per di qua. Quando esci apri la mappa e guarda dove sei. Siamo sulla luna.
Cos'è? Ci devo infilare? Tu sei al contrario. Che stai dicendo? Ma come sono al contrario? Ho messo qui apposta il coso. Ma davvero? Ma è possibile? E io ho seguito il simbolino che ho messo. Ciao Fabrizio. E ho messo il simbolino male, allora. scusate, io mi sono fidata della me del passato, oh mio Dio. Dove stiamo andando? Puzza profondo di Einzel. Ha ha! Wow! È tutto così magico! Come sta la nostra intelligenza artificiale? Bene, bene. Mai fidarsi dell'agguito del passato, segna. Tu Fabrizio come va? C'ho qualche baghettino. Ora alzo le mani e esploro a piacimento. Sì, sì, esplorerò. Ma non oggi. Ho degli orari abbastanza stretti. Che bello. C'è dell'altro gioco dopo la fine. Ti ricordi inizio gioco quando ti dissi di lasciar perdere come salire qua sopra? Sì, me lo ricordo. Lascia perdere, Witt, lascia perdere, non è il momento. E quando sarà? Normale, grazie, ho mangiato abbastanza e sono piena. E adesso tocca a me. A Giamburghino. Allora, facciamo un raidino veloce, veloce. E dobbiamo ricominciare il giro. Quindi andiamo o da Deppo o dal Poto. Decidi tu, rabbino. Vedrai come raggiungere quella zona con la neve. Lì non capisco come ci si possa arrivare. Intendi da soli? Stream a 10 minuti, porca vacca. Ma non è vero, è da un'ora che stiamo qui. Ciao Stemio. Schedule, non c'è. Dovrei metterla. Comunque teoricamente io faccio dalle 7 alle 8 e mezza. Quando non mi dilungo. Se no fino alle 9. Forse per sbaglio lo scopri. Non vedo altro modo. Ho capito. Ciao Stemio, buonasera a te comunque, bentornato. Crona, ciao. Scam schedule. Dovrei metterlo forse? Vabbè, ci penserò su. E niente ragazzuoli, allora ci becchiamo domani pomeriggio, sì, insomma, sera, non pomeriggio, dalle 19. Ve lo ricordo così, ve lo imprintate nella testolina. E vi auguro un buon proseguimento di serata, una buona cena se ancora non avete cenato e tantissimi sogni d'oro per dopo. Ciao ragazzuoli. Non Astemio, non io, Astemio Lupin. Ciao ragazzuoli. Ciao.